Buongiorno a tutti. Certo, è un po' complicato adesso intervenire dopo un intervento così, diciamo, accorato. Comunque, giusto una riflessione personale. Quando la politica manca, spetta a noi sostituirci alla politica. Noi abbiamo tutte le competenze e tutte le caratteristiche per poter fare esattamente il nostro ruolo, che è un ruolo fortemente politico. Allora, intanto ringrazio la Federazione degli Ordini della Puglia, tutti gli ordini appartenenti alla Federazione, gli ordini della Basilicata di Matera di Potenza, per avermi indicato come relatore di queste brevissime riflessioni su un tema che è un tema che riguarda soltanto, non riguarda soltanto le nostre due regioni, ma riguarda un po' tutta l'Italia. E poi ringrazio anche il Consiglio nazionale per questa felicissima intuizione, l'abbiamo già detto a Bari nel nostro incontro, di far lavorare insieme Puglia e Basilicata. Non era mai successo. E sono sicuro che, diciamo, al di là di questa parentesi congressuale, sicuramente l'attività dei nostri, delle nostre due regioni proseguirà sicuramente con ottimi risultati. Allora, nell'ambito dei ragionamenti e delle proposte sulla rigenerazione urbana delle nostre città, ed in particolare dei loro ambiti più periferici, gli spazi tra città e campagna assumono spesso il ruolo di luoghi senza qualità, portatori di una doppia forma di marginalità prodotta da una parte dai processi del degrado tipiche delle moderne periferie urbane senza servizi di qualità e dall'altra dalla campagna periurbana, che il più delle volte viene abbandonata senza che nessuno la coltivi o semplicemente se ne prenda cura. A tutto questo si aggiungono anche le grandi infrastrutture che solitamente tagliano, attraversano questi territori che sono indefiniti e che contribuiscono in modo sostanziale alla frammentazione di uno spazio urbano, lasciando nel paesaggio brandelli di spazi abbastanza degradati, frammenti di città non città che incontrano porzioni di campagna non più campagna. Analizzando questi luoghi marginali però possiamo comprenderne sicuramente criticità e immaginare nuove strategie utili per un nuovo ripensamento di queste frazioni di città. Tra le criticità di questi luoghi possiamo certamente affermare che le aree agricole a ridosso della città sono spesso degradate o in abbandono. Mancano invece strategie che mettano in relazione lo spazio agricolo con le periferie, nonostante molte pratiche urbane già investano lo spazio agricolo. Immaginando invece nuove strategie possiamo invece affermare che gli spazi agricoli di prossimità costituiscono il potenziale su cui lavorare per reinventare lo spazio agricolo a metà strada tra la città e la campagna. In quest'ottica, comune a tutte le realtà italiane urbane e in particolare a quelle delle regioni meridionali del nostro paese, interviene in Puglia il piano paesistico territoriale regionale, che a 3 anni dalla sua approvazione definitiva ha disegnato un'idea di futuro sostenibile di medio e lungo periodo nel territorio regionale. Attraverso una visione strategica che vede nel paesaggio, inteso come elemento identitario, il principale bene patrimoniale a disposizione della comunità regionale, per realizzare un futuro socio-economico sostenibile e durevole, il piano paesistico pugliese costruisce uno scenario inteso come l'insieme delle strategie attivate per elevare la qualità paesaggistica e ambientale del territorio regionale, contrastare il degrado, favorire la conoscenza e la fruizione degli elementi patrimoniali. Componente innovativa del piano, nell'ambito del suo scenario strategico, è la definizione di 5 progetti territoriali che disegnano nel loro insieme una visione della futura organizzazione territoriale, volta ad elevare la qualità e la fruibilità sociale dei paesaggi del territorio. Tra le reti ecologiche, i sistemi di mobilità dolce, i sistemi per la fruizione dei beni patrimoniali e la riqualificazione dei paesaggi costieri, assume un ruolo assolutamente rilevante il Patto Città-Campagna. Patto Città-Campagna che ha lo scopo di elevare la qualità urbana e rurale attraverso la riqualificazione di queste frange periferiche e lo spazio agricolo periurbano, per ristabilire un nuovo rapporto tra spazi aperti e spazio edificato. L'azione principale è appunto quella di contrastare il consumo di suolo, favorendo la competitività dell'agricoltura di qualità per fare della campagna anche un nuovo contesto di vita. Le aree agricole periurbane, quindi, possono assolvere a varie funzioni importanti: tutelare suolo e sottosuolo, migliorare la qualità urbana, evitare la saldatura con gli insediamenti limitrofi ed altro. Il patto città-campagna sperimenta quindi quella dimensione intermedia tra progettazione territoriale e progettazione locale, misurandosi nei territori più conflittuali, che sono spesso quelli meno progettati, che sono poi i territori della dispersione e le aree agricole interstiziali e l'urbanizzato. Ma quali sono le finalità? L'abbiamo detto: sostenere l'agricoltura, migliorare la qualità urbana, costruire un nuovo paesaggio tra città e campagna. Ed è proprio in questo contesto che si determinano termini come margine, come bordo, come confine, intesi come elementi in cui declinare i progetti di riqualificazione. Ed è in questo, proprio nel patto città-campagna, che ha un fortissimo valore il progetto di questo spazio di confine,
Quando i margini urbani e quelli rurali sono molto articolati, come nelle nostre città, la definizione dello spazio diventa più difficile da comprendere. Concludo che la scala della campagna, di questo spazio indefinito come patto città-campagna, riguarda la gran parte delle nostre città, della Puglia come della Basilicata, come del resto d'Italia, e necessita di un progetto a scala locale per trovare nuove progettualità rispetto alle condizioni specifiche di ogni contesto urbano. Scopo finale sarà ovviamente quello di evitare nuovo consumo di suolo ed inutile spreco di territorio. Grazie a tutti.